Ai, sì, cappello, fa freddo qui. Allora, come promesso, oggi vi faccio vedere il primo attrezzino che deve arredare le tasche di tutti voi. E si tratta del più famoso e il più completo degli attrezzi, il coltellino svizzero. Famoso coltellino svizzero. Questo coltellino svizzero è della Victorinox. Come si riconosce? Si riconosce dal marchio della Svizzera, che però è diverso da quello del coltellino originale, che invece è il Wenger. Come potete vedere da qui, non potete vedere perché non ha, ecco qua, le frecce sono diverse. Come molti pensano, Victorinox è il principale e il primo. Invece no, il principale e il primo è stato il Wenger. Il Wenger adesso è andato male sul mercato e perciò è stato comprato dalla Victorinox, per cui sono tutte e due la stessa fabbrica. Il coltellino svizzero naturalmente ha le lame, una grande e una piccola. Poi ha una seghetta di metallo, a metallo, poi ha una sega a legno, poi ha uno squamatore per i pescatori per togliere l'amo, ha pinzette per tagliarsi le unghie, una bella pinza molto robusta, però bisogna stare attenti a non usarla in questo senso, ma usarla in questo senso. Poi che c'è ancora? C'è un cacciavite a croce, poi c'è una lente di ingrandimento. Sono attenti che uno si fa male. Poi c'è un cacciavite a taglio con incluso un apribottiglia e da questa parte infine c'è un attrezzo per tagliare i barattoli, per aprire i barattoli, si fa leva qui e si apre. Poi questo in particolare ha anche un orologio e un cacciaviti, un turatappi per estrarre i tappi di sughero, e dentro a questo molto ingegnoso c'è un cacciavitino microscopico per le viti degli occhiali, per le cosettine piccole. Bellissimo, perfetto, probabilmente vi serve solo questo, ma ve ne mostrerò molti altri. Alla prossima, bye.